grazie a tutti di essere qui stamattina. Noi vogliamo cambiare l'Italia e farlo con coerenza e responsabilità. È questo il motivo che ha acceso in noi la speranza, che assieme a tanti cittadini ci ha spinto all'impegno e alla partecipazione, che ci ha fatto credere e lavorare per costruire un paese diverso. Un paese da cambiare e da consegnare migliore ai nostri genitori e ai nostri figli. Leggete gli indicatori economici e le statistiche, ma soprattutto guardate quanta solitudine intorno a noi, quante difficoltà nelle nostre città, per strada, nei nostri luoghi di lavoro. Guardate quante speranze tradite, quanta sofferenza tra cittadini, studenti, lavoratori e piccoli imprenditori. Era per dire loro di non arrendersi e di non rassegnarsi, di unirsi e organizzarsi per cambiare le cose che era nato il Movimento 5 Stelle. Ed è per queste motivazioni che oggi abbiamo rassegnato le dimissioni dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Perché prima di tutti e di tutto vengono loro, e la speranza e l'impegno per il cambiamento che deve continuare a resistere. Prima delle sigle, delle appartenenze fittizie, delle convenienze personali di chi guarda solo ai propri profitti e non al bene comune. Prima di tutto ciò vengono i cittadini e le loro vite. Non certo il tatticismo della vecchia politica che noi volevamo abbattere e sostituire con l'impegno dal basso, la partecipazione diretta e democratica, le idee e l'onestà delle persone per bene. Sentiamo il dovere di dirlo con massima chiarezza. Dinanzi a noi c'erano due strade. La prima, quella comoda e sicura dell'indifferenza e del quieto vivere, del barattare i nostri principi con la benevolenza di qualche capo divenuto un politico politicante. E la seconda, quella che abbiamo scelto, quella difficile, complicata ma giusta, del difendere i valori nei quali crediamo e rispettare i sogni ed i bisogni dei cittadini che ci hanno votato e che assieme a noi continuano a lavorare sui territori. La strada complicata ma doverosa del dire basta. Basta a chi voleva trasformarci in meri esecutori di ordini dall'alto pur di conservare un altro giro di poltrona. Basta a chi voleva tradire il voto del 25% degli italiani, tenerlo congelato e usarlo come clava per i propri interessi, quelli di pochi fedelissimi e delle aziende di famiglia. Le storie che ci hanno portato ad avvicinarci al movimento sono tutte diverse per percorsi ed intensità e qui saluto i miei colleghi Walter e Marco, tutti quelli che sono qui nelle prime file ed anche i senatori che sono venuti qua oggi, ma hanno tutte un principio comune, la democrazia partecipata e resa trasparente, la democrazia utile a combattere i privilegi e a migliorare le condizioni di vita delle persone. Noi siamo cittadini che hanno creduto e credono sul serio che uno valesse uno, che non ci fossero gerarchie verticali ma solo azioni orizzontali e che attraverso i propri rappresentanti tutti potessero tornare ad avere voce in capitolo sui processi decisionali, verificare le attività parlamentari in maniera sempre più trasparente e favorire processi e scelte utili a cambiare per migliorarla la realtà che ci circonda. Solo che, ve lo confessiamo, ad un certo punto non abbiamo più capito. Non abbiamo più capito cosa c'entrasse con noi il nascondersi dietro inutili slogan come siete circondati o apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno. Non abbiamo più capito chi ha deciso che si dovesse abbandonare il nostro progetto originale di fare politica in maniera nuova, senza neanche averci provato, ed adeguandosi alle peggiori pratiche del palazzo, diventando una forza di opposizione puramente distruttiva, nascondendo e mortificando le nostre buone e tante proposte. Solo perché è più facile fare un'opposizione becera, casinista, utile solo a una ristretta oligarchia. E non abbiamo più capito la miopia di chi predicava l'immobilismo anziché la partecipazione diretta a processi e scelte che potevano farci realizzare le nostre proposte, quelle costruite dai cittadini che ci avevano sostenuto e votato lo scorso febbraio. Ed allora, tra non capire e rimanere in silenzio per comodità e rispettare il consenso ricevuto e la speranza dei cittadini, abbiamo scelto di ribellarci ancora una volta e di provare con l'aiuto di tutti coloro che lo vorranno, perché siamo un cantiere aperto, a realizzare nel concreto il nostro progetto di cambiamento e di trasformazione della classe politica, della società e del Paese, per offrire finalmente un'alternativa libera. Certo non lo nascondiamo, anzi, tante le vicende interne che ci hanno portato a maturare questa scelta, tante promesse tradite e tanta inaccettabile incoerenza, come la mancanza di un efficace sistema di partecipazione e sintesi politica che consenta un processo bottom-up e l'assenza insopportabile di trasparenza nei processi decisionali, come nel caso dell'accordo con Farage o nella costruzione dell'organigramma con il vincere dei rapporti familistici ed amicali che tanto avevamo combattuto. O ancora, e lo diciamo perché siamo chiamati a parlare il linguaggio della verità,
il mancato rispetto sulle regole per le espulsioni e la deriva antidemocratica verso le minoranze interne. Non può essere credibile in Parlamento chi da un lato chiede il rispetto per le minoranze nel nome della democrazia e dall'altro è il primo a non rispettarle, anzi a cercare di annichilirle. Come possiamo tacere sulla voluta e pianificata assenza di organizzazione su tutti i vari livelli, tra eletti sul territorio e tra territorio e parlamentari? Ad esempio un caos studiato ad arte per porre ed imporre le direttive dall'alto e confermato dal sistematico tentativo di sconfessare qualsiasi forma di auto-organizzazione della base. E come possiamo non dire nulla sull'assenza di chiarezza sull'iscrizione al portale, alle molte zone grigie inerenti le votazioni online, dov'è l'ente terzo di certificazione che tanto abbiamo chiesto, dallo scarso preavviso sui pochi voti espressi e dai subdoli condizionamenti del voto. Insomma, l'elenco potrebbe essere lunghissimo e potrebbe andare dalla mancanza di volontà di decidere la linea politica all'interno dell'Assemblea parlamentare alla completa assenza del dibattito sui singoli temi, per quale motivo abbiamo smesso e non abbiamo mai fatto assemblee territoriali ad ampio spettro per decidere assieme ai cittadini il programma del Movimento 5 Stelle. Dalla gravissima delegittimazione del vero cuore del Movimento, i Meetup, ai tanti attivisti che vengono diffidati quando si adoperano per il territorio e poi invece usati quando c'è da raccogliere le firme. Più di tutto, al di là delle vicende interne cui abbiamo solo accennato, per chiarezza e dovere di verità, ma sulle quali non vogliamo più tornare, perché il nostro tempo è il futuro. Quel che sentiamo il bisogno di sottolineare è ciò che ha fatto scattare in noi la molla per essere qui stamattina. L'impossibilità di realizzare le proposte per le quali siamo stati votati, l'impossibilità di rispondere al nostro mandato parlamentare, l'impossibilità di essere utili ai cittadini e al nostro Paese. A che serve essere parlamentari e avere un ruolo così importante se dobbiamo tenere le braccia conserte e limitarci ad urlare qualche no? Forse ai due capi del Movimento 5 Stelle, al loro direttorio, starà bene accontentarsi di una nicchia di elettorato come se i cittadini fossero solo numeri da contare, ma noi siamo e restiamo convinti di quelle ragioni. Noi vogliamo fare qualcosa che serva ai cittadini e non a chi si è prontamente trasformato in quello che voleva combattere. Ed è proprio in nome di quella coerenza e responsabilità che rimarremo qui a dare battaglia in Parlamento contro la vecchia politica e a quella nuova, subito adeguatasi alla vecchia, per fare qualcosa di utile, qualcosa che faccia dell'Italia un paese più simile a quello nel quale noi vorremmo vivere. Guardate bene, il movimento doveva essere un mezzo e non un fine. Il vero fine è il cambiamento. Noi non siamo pedine interscambiabili nelle mani di burattinai, noi siamo orgogliosamente deputati che vogliono rispettare e rispondere al mandato affidatogli dagli elettori. E rimarremo qui e anche in questo difenderemo la nostra amata Costituzione, che sarebbe dovuta essere il vero statuto del Movimento 5 Stelle, che all'articolo 67 prevede esplicitamente la libertà dal vincolo di mandato proprio per evitare che qualsiasi despota possa, solo per i propri biechi interessi, ricattare deputati liberi e coraggiosi, impedendo loro di continuare ad impegnarsi. D'altronde lo recitava anche il comunicato numero 45 del Movimento 5 Stelle, che voi conoscete benissimo. Ogni eletto risponderà al programma del Movimento 5 Stelle alla propria coscienza e non ad organi direttivi di qualunque tipo. La libertà di ogni candidato di potersi esprimere liberamente in Parlamento senza chiedere permesso a nessun capo bastone sarà la sua vera forza. E lo diciamo quindi senza paura, conoscendo benissimo purtroppo il tentativo di delazione e di mistificazione e di capovolgimento della realtà che già qualcuno in questo momento sta mettendo in campo. Sono i vertici abusivi del movimento che dovrebbero dimettersi perché hanno tradito i principi ed i valori per i quali il movimento era nato. Ma lo sappiano, questi signori sono le idee che non hanno padroni e sopravvivono sempre a diktat e strumentalizzazione. Le persone sono solo un mezzo attraverso il quale le idee possono crescere, affermarsi ed essere realizzate. Per questo non abbiamo alcuna paura e rimarremo qua a lavorare con sacrificio e passione, a studiare come sempre abbiamo fatto con dedizione e caparbietà, ad impegnarci per portare avanti le attività dei territori e dei cittadini che rappresentiamo, per praticare nell'azione quotidiana e nel concreto la meritocrazia e la trasparenza contro gli sprechi e le spese sbagliate, certo, ma anche nelle scelte politiche e nei processi decisionali. E lo faremo senza nessuna alleanza fissa o predeterminata, ma solo valutando con i nostri sì ed i nostri no, senza preconcetti o posizioni ideologiche, punto per punto, tutte le questioni e le vicende, entrando nel merito e assumendo come criterio per le nostre scelte il fatto che il loro effetto dovrà portare benefici al maggior numero possibile di persone, a partire dalla vicenda dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica,
alla quale, vedete, vogliamo assolutamente contribuire senza inciuci né arroccamenti, senza inciuci e né arroccamenti, ma dicendo la nostra e ascoltando tutti, volendo contribuire ad eleggere una figura che sia il più possibile vicina ai cittadini e rappresenti nel miglior modo possibile le istanze di cambiamento e trasparenza che noi consideriamo essenziali. Anche qui, vedete, basta tattiche e strategie, basta calcoli e false ideologie. È così che andremo avanti e faremo tutto ciò nei luoghi della vita reale ed in Parlamento col nostro nuovo gruppo, che sarà inclusivo, aperto, orizzontale e che avrà un solo principale obiettivo: unire i volenterosi a cambiare l'Italia assieme a tutti coloro che vorranno farlo con coraggio ed onestà. Non ci interessa rimanere in un movimento dove un direttorio di nominati dall'alto sceglie per tutti, dove su di un blog si ratificano decisioni prese altrove, dove si nega il dibattito e il pluralismo, mortificandoli con espulsioni senza alcun appello. Noi aspiravamo alla bellezza e non alla rabbia o alla violenza verbale. Noi aspiravamo alla bellezza e non ad un clima cupo, decadente, fatto di sospetti, intrighi e agguati da palazzo, dove le idee diverse sono diventate reato di lesa maestà. Noi aspiravamo alla bellezza. E non aspiravamo né aspiriamo a trovare soltanto un posto in questa società, ma a costruire una società nella quale valga la pena di trovare un posto. Per questo, certi di rappresentare una parte importante di quell'elettorato del Movimento 5 Stelle che si sta allontanando da quel progetto, da quel partito, continueremo a fare il lavoro per il quale siamo stati eletti, orgogliosi di essere persone libere e senza capi bastone all'interno delle istituzioni, senza chiudere la porta a nessuno e sperando che il nostro progetto possa contribuire ad alimentare il confronto ed anche l'autocritica tra coloro che decideranno di proseguire lungo quella strada. Saremo i primi ad esserne felici e pronti ad ascoltare. Nel frattempo, però, proseguiamo per la nostra di strada, perché a tutto ciò vogliamo essere un'alternativa libera. Ed oggi ci piacerebbe essere definiti così, alternativa libera, perché c'è l'Italia da cambiare. Grazie.